Partiamo con il primo intervento, grandi restauri al santuario di Ercole Vincitore a Tivoli. Attualmente il santuario di Ercole Vincitore è interessato da un complesso intervento di restauri. Chi è venuto qui oggi avrà forse percorso la via Tecta ed è il settore maggiormente interessato da questo intervento. Una serie di restauri, di interventi di stampo conservativo. Volti a favorire la lettura delle fasi antiche del complesso, ma non solo, anche in qualche maniera a valorizzare e a narrare quelle che furono poi le modifiche successive al periodo antico e ci si riferisce soprattutto alle fasi industriali che tanto caratterizzano il complesso. Quindi, un tipo di progetto che riguarda essenzialmente gli ambienti affacciati sulla via Tecta, ma anche il livello superiore, il triportico, con una serie di attività che sono volte al recupero delle superfici antiche e alla messa in sicurezza strutturale. Si tratta di un grandissimo progetto e quindi è impossibile esaurirlo tutto nel giro di pochi minuti, per cui l'architetto Antonella Mastronardi, che parlerà anche a nome di Sergio Del Ferro, funzionario archeologo, e di Laura Bernardi, funzionario architetto, che oggi non è potuta intervenire, si concentrerà su alcune attività, in particolare di uno degli ambienti, giusto? Giusto. Perfetto, grazie architetto Mastronardi, a lei la parola. Buongiorno a tutti, intanto grazie alla collega per la presentazione. Sono Antonella Mastronardi, sono un funzionario architetto di questo istituto e vi presento quindi uno dei cantieri attualmente in corso all'interno del sito dove ci troviamo. Come diceva anche il direttore, io sono qui a rappresentare un gruppo di lavoro composto dai colleghi dell'istituto e dai professionisti esterni che avrò modo di citare o che comunque vedrete citati all'interno della presentazione, tutte professionalità che per diversa competenza sono impegnate all'interno dell'esecuzione di questi lavori che sono estremamente complessi, sia per la dimensione del sito e sia proprio per la qualità del lavoro che spero di riuscire a mostrarvi con questa presentazione. I lavori in corso afferiscono a questo finanziamento del 2017 dell'allora Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo, un finanziamento molto importante di 65 milioni di euro, di cui 13 milioni sono stati assegnati all'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este e per una parte quindi al Comune di Tivoli proprio per la realizzazione della porzione dell'auditorium e del parcheggio. Quindi l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este sta gestendo un finanziamento di 6 milioni e mezzo suddiviso in quattro lotti di lavoro. Eccoli qua. Si tratta di due lotti di lavori, in particolare il consolidamento e il restauro degli ambienti della Via Tecta, un lotto di lavori per i lavori di sistemazione delle aree verdi e due lotti di servizi, quello sugli impianti tecnologici e la valorizzazione. Quello che vedete contornato di rosso i lavori di consolidamento, sul quale mi concentrerò in questa presentazione, è il cantiere che vedete effettivamente attualmente in corso nella Via Tecta. Il lotto dei lavori delle aree verdi e i servizi degli impianti tecnologici che vedete contornati in giallo, hanno una fase di attività progettuale che si è conclusa e quindi a brevissimo daremo avvio anche a queste attività. La parte di valorizzazione è una cornice che conclude tutto il finanziamento e che serve anche per presentare e per far comprendere al pubblico le entità e le metodologie di lavoro utilizzate. Quindi in questo momento cercherò di concentrarmi sulla presentazione di questo cantiere in corso, anche perché abbiamo detto avremo degli altri appuntamenti per poter poi approfondire le altre porzioni di intervento. Il santuario di Ercole Vincitore, come ben sapete, è uno dei maggiori complessi sacri di età repubblicana, che è posto in una posizione geografica, orografica, che ha costituito uno snodo commerciale molto importante in antico e anche con la decadenza dell'antico luogo di culto, le strutture sono state poi riutilizzate fino ai giorni nostri in una frequentazione assidua e continua, prima come ricovero, come chiesa, come convento, come fonderia, come centrale idroelettrica e infine come cartiera.
Quindi il santuario di Ercole Vincitore è un esempio di frequentazione ininterrotta tramite una progressiva rifunzionalizzazione degli spazi che sono stati adattati e modificati continuamente ai nuovi usi. Quindi questa frequentazione, ripetiamo, che va dall'epoca repubblicana fino ai giorni nostri. Questa ecletticità delle strutture è la maggiore sfida dei progettisti del restauro, soprattutto proprio del restauro delle murature. E in effetti lo scopo principale di questo lavoro è stato quello proprio di favorire la lettura di tutti questi passaggi che leggiamo e che spero di riuscire a farvi leggere con le immagini proprio sulle apparecchiature murarie. Il progetto riguarda, come diceva la collega, principalmente gli ambienti che affacciano sulla via Tecta. Già in origine il complesso era impiantato in una posizione fondamentale rispetto alla città, il crinale della collina veniva riplasmato per accogliere le grandi terrazze, la terrazza superiore è quella dell'impianto sacro, la terrazza ipogea che ingloba la via Tiburtina in questo percorso coperto, quindi nella via Tecta, aveva una funzione più di natura profana e quindi più commerciale, mettendo anche in risalto questo duplice aspetto e questa duplice funzione del santuario. Dovete considerare anche che ci troviamo in una zona dove l'acqua ha una grandissima importanza, siamo a ridosso anche dell'alveo fluviale e anche questo fattore ha fortemente influenzato le possibilità di utilizzo di questi spazi. Quindi perché riassumere l'esposizione, diciamo perché esporre gli eventi principali che hanno interessato il santuario, seppure così brevemente? Perché in realtà nel caso di questo progetto, come nella gran parte dei progetti di restauro, ma mi viene da dire anche più di molti altri progetti, è stato indispensabile prevedere una fase preliminare conoscitiva estremamente corposa ed estremamente importante. Infatti la procedura di gara che ha dato origine all'affidamento della progettazione dei lavori ha previsto un vero e proprio cantiere della conoscenza che si è esplicitato in una serie di indagini dirette sul monumento e indirette. Quindi queste indagini si sono poi esplicitate in una fase molto importante di rilievo architettonico attraverso l'utilizzo dell'asse scanner, il quale è stato poi arricchito da tutti i tematismi tipici del restauro d'architettura, quindi la mappatura dei materiali, le mappature del degrado, le mappature dei quadri fessurativi, anche perché poi uno degli scopi era quello di rendere poi nuovamente fruibili questi spazi. D'altra parte sono state eseguite le indagini idrauliche sulla regimentazione delle acque che in questo contesto in particolare la regimentazione è estremamente complessa. Sono state eseguite tantissime indagini strutturali prima di tutto e strumentali ed inoltre indagini sui materiali e di campionatura ed inoltre contestualmente gli archeologi hanno portato avanti tutta l'indagine archivistica, bibliografica e di letteratura in modo da intersecare tutti i dati e i risultati in un progetto della conoscenza che ha diciamo, estremamente approfondito e che ci ha permesso quindi di ottenere una serie di elaborati. Ecco, questo è il rilievo con il laser scanner che è stato condotto, questo in particolare è l'ambiente 32, perché c'era un visitatore prima che chiedeva il numero degli ambienti. Questo è l'ambiente 32, che è una delle aule più grandi. E questo è uno dei risultati della prima mappatura. Questa di sotto è una mappatura del degrado. Qui invece abbiamo ritenuto necessario ampliare il primo rilievo che era stato fatto con il rilievo del piano superiore per cercare di intersecare anche i livelli. Come diceva giustamente Viviana, noi questa è una prima parte di un progetto molto ampio, lavoreremo anche al piano e livello del triportico, quindi è molto interessante e necessario comprendere come lavorano insieme questi due ambiti. Questo è il piano delle indagini che sono state eseguite, in particolare questo è il piano delle indagini strutturali, tutti i simboli che vedete sono indagini di diverso tipo che sono state eseguite, quindi sono numerosissime.
Vi ho inserito anche questa immagine perché, oltre all'intervento corticale sulle murature, il progetto prevedeva anche lo studio architettonico sulla fruizione degli spazi, quindi siamo sempre nell'ambiente 32 e diciamo, l'immagine è del prima e il dopo dell'intervento di ingresso e di accesso all'ambiente. Siamo finalmente ai lavori. Allora, il 20 febbraio dello scorso anno sono iniziati i lavori e quindi più o meno è passato un anno e un po' dall'inizio dei lavori. In questo momento siamo allineati con il cronoprogramma delle attività. I lavori sono stati affidati all'azienda Ducale Restauro, che è una nota azienda di restauro di Venezia, ma alcune attività specialistiche poi hanno visto la presenza anche di subappaltatori. Ho lasciato il cartello di cantiere anche perché possiate diciamo, vedere la complessità della squadra di lavoro e dei, diciamo, dei professionisti che ruotano intorno a questa attività, che ripeto è soltanto uno dei quattro lotti di intervento. In questo momento abbiamo lavorato in quest'ambito che vedete riquadrato e in particolare nell'ambiente 32 che è l'aula grande, negli spazi diciamo sul fronte est di questo lato nord della via Tecta, quindi questi ambienti piccoli che saranno destinati a delle aule didattiche e i lavori sono in corso in questa porzione qui degli ambienti più piccoli. Questa è l'altra aula grande, l'ambiente 50, su cui vi farò solo un cenno perché lo vedremo, spero, mi auguro, in un'altra volta. Sono stati eseguiti anche i lavori previsti nella via Tecta. Quindi, partendo dall'inizio delle attività di cantiere, il cantiere prevedeva delle opere preliminari, quali la movimentazione di alcuni reperti che erano conservati negli ambienti sud e che sono stati catalogati con un censimento funzionale da parte diciamo, di professionisti esperti e ricoverati in altro luogo per poter liberare gli ambienti dai lavori. E sono state inoltre eseguite le attività di pulizia del fronte nord. Il fronte nord si presentava così. Quindi attraverso operatori su fune, diciamo in quei giorni era facile imbattersi in personaggi che vagavano dalle finestre, e adesso il prospetto si presenta così, quindi ripulito e devo dire che ci propone un nuovo stimolo per nuove progettualità, no direttore? Vero. Successivamente a questa fase, questa è stata una fase semplice da un punto di vista tecnico, ma complessa da un punto di vista di gestione dei flussi sia dei visitatori sia della possibilità, diciamo, dei colleghi della vigilanza di accedere e di muoversi nel sito. Una parte della via Tecta era stata in un precedente intervento asfaltata. Quindi si coglie l'occasione di questo finanziamento per poter riuniformare con i sanpietrini tutta quanta la via Tecta. Questo è stato l'unico momento in cui logisticamente abbiamo dovuto interdire la via Tecta, quindi rivalutando con la dottoressa Carbonara il percorso dei visitatori. Per il resto spero vi siate accorti che il cantiere cerca di limitare diciamo, il disagio per i visitatori, quindi stiamo lavorando solo su un fronte e alla fine di questo fronte diciamo, ci sposteremo dall'altra parte, cercando di tenere il percorso circolare di visita sempre disponibile. Ecco, veniamo ai lavori sulle murature. Le murature, io per brevità ho selezionato poche foto, però volevo che fosse rappresentativo sia delle tipologie murarie che abbiamo, sia di tutti questi inserti anche metallici che probabilmente dovevano corrispondere ad una fase diciamo più recente. Peraltro troviamo murature, inserti murari anche di vario tipo, gli alloggiamenti cementizi, ci sono delle cortine laterizie, ma troviamo anche laterizie anche molto più recenti e più moderni.
Peraltro ho messo insieme le tecniche murarie con queste due immagini perché ci siamo trovati in una situazione in cui ci siamo trovati a discutere anche della conservazione di alcune situazioni specifiche di degrado. Tenete presente, qui siamo sulla volta dell'ambiente 32, questo è un annerimento molto importante che è dovuto probabilmente a una condizione di utilizzo proprio dell'ambiente, per cui ci dice qualcosa sulla storia e sull'evoluzione della storia di questo ambiente. Quindi in queste circostanze, qui per esempio siamo nell'ambiente 12, che è proprio un ambiente che è stato usato per uno scolo di acque, quindi presenta queste concrezioni calcaree estremamente importanti ed estremamente tenaci. Quindi anche in questo caso ci raccontano una funzione dell'ambiente. Quindi ci siamo imposti di trattarle, perdonatemi se dico come una tessitura muraria, nel senso di conservarle, ecco, ci siamo imposti di conservarle, quindi gli interventi di pulitura che sono stati eseguiti si sono resi necessari solo per equilibrare la lettura di queste diverse tessiture murarie, senza che, in particolare mi riferisco a situazioni come i mattoni, diventano particolarmente impattanti e gettanti per l'occhio di chi le vede. Quindi ho selezionato alcune immagini delle lavorazioni, queste sono le fasi di una preliminare pulitura, gli interventi strutturali che sono stati eseguiti, si tratta di consolidamenti in profondità oppure di consolidamenti corticali, oppure questo intervento che non era previsto inizialmente nel computo, si tratta dell'inserimento di specifici connettori che sono serviti perché al momento in cui siamo riusciti ad arrivare sulla volta per mezzo dei ponteggi è stato possibile individuare proprio dei conci che non erano stabili. Allora questi conci sono stati contornati con questo materiale che fa da connettore strutturale. Si sono rese necessarie, ma solo ad uno scopo strutturale, alcune ricostruzioni, in questo caso alcune piccole ricostruzioni. Qui per esempio mancava all'esterno tutta la porzione di sotto del parapetto, sono state ricostruite in calcestruzzo romano, con questi scaglioni, e inoltre il progetto prevedeva la ricostruzione di due ghiere di arco, peraltro contigue nell'ambiente 32, e sono state ricostruite proprio con la realizzazione in opera della centina e quindi con la lavorazione sopra la centina. Uno degli interventi che è in corso adesso e che è un intervento strutturale particolarmente rilevante è l'intervento nell'ambiente 45. Come vedete nelle tavole di progetto si prevede proprio la ricostruzione della centina e della volta. Questo lavoro è stato fatto a partire dall'ambiente di sopra, ovviamente, non era possibile lavorarlo dal basso. E ha richiesto quindi un coinvolgimento anche del coordinatore della sicurezza per esplicitare delle specifiche prescrizioni e modalità per poter intervenire dall'alto. Abbiamo tolto prima di Natale o immediatamente dopo Natale i ponteggi negli ambienti più piccoli, 18, 19 e nell'ambiente 32, e potete leggere il risultato dove effettivamente le diverse tessiture murarie sono pienamente leggibili. Anzi, in alcuni casi, come in questo, i restauratori hanno lavorato in modo da rimettere in evidenza alcune linee architettoniche che si erano perse. E quindi attraverso dei semplici operazioni di velatura è visibile per esempio questa ghiera dell'arco in tutta quanta la lunghezza. Due parole sull'ambiente 50, perché l'ambiente 50 invece rappresenta una criticità all'interno dei lavori rispetto alle previsioni di progetto, ai primi scavi che sono stati eseguiti. Abbiamo individuato una situazione stratigrafica molto interessante dal punto di vista archeologico che merita un approfondimento e una revisione delle previsioni di progetto. Per questo motivo i colleghi archeologi sono al lavoro per un ripensamento del progetto e quindi ve ne potremo parlare successivamente.
Io vi ringrazio per l'attenzione e ho inserito queste foto che rappresentano una delle possibilità che il direttore ci ha offerto, ovvero di aprire materialmente i cantieri e di portare i visitatori in cantiere, ovviamente vedete con i dovuti apprestamenti di sicurezza, quindi speriamo di poterlo rifare. Grazie Antonio.